Da Virale, ultimo villaggio della depressione d'Ancala, saliamo con un balzo di 2500 metri all'altopiano settentrionale dell'Etiopia. Di nuovo i paesaggi ci sorprendono per la loro varietà e bellezza. Attraversata un'ampia vallata circondata da catene montuose brulle, ci si arrampica su una strada sterrata e tortuosa tra rigogliose piante di dracena che più avanti cedono il passo a maestose euforbie in fiore. La strada continua a salire e la vista si allarga sugli aspri e immensi orizzonti del Tigray. Qui gli Afar di religione islamica lasciano il posto ai tigrini di religione copta. Ancora qualche decina di chilometri e raggiungiamo Makalè, la capitale della regione. Ogni angolo di queste montagne impenetrabili, uno dei cuori sacri e pulsanti dell'ortodossia copta etiopica, è popolato di chiese, sacerdoti, monaci e diaconi. Custodi dei luoghi di culto vivono tra queste montagne grazie alle povere offerte dei pellegrini e dei fedeli. Ora il nostro percorso ci porterà tra le ambe più sacre, dove si celano oltre 120 chiese ipogee, abbarbicate su arditi cocuzzoli o scavate sui fianchi rocciosi. Veri e propri patrimoni dell'umanità, voluti dalla profonda spinta mistica che avvolse questa regione nel Medioevo. Fra l'VIII e il XV secolo, infatti, un esercito di artisti scalpellini, scavatori e architetti frantumarono montagne, scolpirono massicci, invasero grotte nascoste per costruire centinaia di impossibili chiese rupestri. Uno dei più incredibili e misteriosi fenomeni architettonici del mondo. Immerse in splendidi paesaggi, nascoste dalla vegetazione negli anfratti più sperduti, circondate da piccoli cimiteri, le chiese appaiono all'improvviso dietro uno sperone di roccia o dentro una cavità naturale. Sono ambienti affascinanti, a volte anche articolati in più sale, con colonnati, altari e archi di pietra, spesso preceduti da umili costruzioni ravvivate dai colori della bandiera etiope. Poste in cima ai monti, solo poche sono facili da raggiungere, mentre le altre sono da conquistare con lunghe arrampicate. In alcuni monasteri e chiese è consentita la visita solo agli uomini, mentre alle donne e a tutti gli animali di sesso femminile è vietato l'ingresso. Attraversiamo una campagna bellissima e intensamente coltivata. È la stagione della mietitura e dovunque contadini e animali sono intenti alla trebbiatura del grano.
I prati e le case sono costellate di pagliai di perfetta forma semisferica. Prima di iniziare l'arrampicata alle chiese, numerosi ragazzini, spuntati da chissà dove, si propongono come guide o si incaricano di avvisare del nostro arrivo il monaco guardiano. Salendo, il loro passo abituato com'è all'asprezza del territorio e alla sua altitudine è leggero e veloce, mentre il nostro si fa sempre più pesante e affannoso. Col cuore in gola per la salita, guadagniamo Michael Debre Salam. Pitture recenti ravvivano il portico d'accesso alla chiesa vera e propria, costruita a strati alternati di pietra e legno. Purtroppo alla sola luce delle candele non ci è possibile apprezzare la bellezza del buio interno. Anche qui, come da tutte le altre chiese, si può godere dello splendido spettacolo delle valli sottostanti. I copti, almeno in Etiopia, credono all'esistenza del diavolo, tanto quanto credono a quella di Dio. Pertanto, una volta stabilito che il diavolo si sia impossessato di un corpo, sono convinti che bisogna combatterlo con ogni mezzo. Ha freddo, poverino. Un bambino, ospitato nel monastero e ritenuto posseduto perché sonnambulo, ogni giorno per 2 volte al giorno viene sottoposto ad un crudele rito. La chiesa è quella più simile alle chiese di Lalibela. L'interno ha 25 colonne che sostengono un soffitto alto 6 metri. Le cornici delle porte e delle finestre, anziché in pietra, sono di legno e tramandano le forme caratteristiche del repertorio assumita. Le antiche rocce del Gheralta si elevano per 400-500 metri sull'altopiano
e slanciano nel cielo contrafforti rocciosi, falesi e guglie, picchi e torrioni di arenaria rossa, molto simili alle nostre Dolomiti. Scesi dalla macchina per ammirare lo splendido fondale delle montagne, siamo avvicinati da un giovinetto che ci invita nella sua casa. Attraverso un cortile diviso da una staccionata che separa lo spazio destinato agli animali, entriamo nella stanza dove ci aspetta l'intera famiglia. Guardandoci con imbarazzo, azzardiamo un impossibile dialogo. Le nostre domande ricevono solo brevi risposte, ma non importa, perché con i loro occhi e i loro sorrisi riescono ad esprimere molto di più delle poche parole di benvenuto sussurrate al nostro arrivo. Una passeggiata in una splendida valle delimitata da ardite pareti di roccia ci condurrà alla chiesa di Mariam Papaseiti. Al nostro fianco, musicisti in erba strimpellano strumenti di fortuna. Le bambine ci propongono manufatti di paglia e di argilla. La chiesa, costruita nel VI secolo, sorge in un'oasi di palme, protetta da una grande cavità rocciosa. Alla sommità delle chiese vi è la croce greca, adornata di 7 uova di struzzo, simbolo della passione e della morte di Cristo. All'esterno vi è la Betlehem, la casa del pane, dove viene preparato il pane per l'Eucarestia. Nel suo interno, straordinariamente vividi, possiamo ammirare dipinti risalenti al XII secolo. I disegni sono bizantineggianti, i buoni di fronte, i cattivi di profilo. Il nome di Maria, la più eccelsa delle creature dell'universo, è scritto sempre in rosso. Sulla via del ritorno, Abrea Zeba sorge su una sporgenza sospesa sopra il villaggio. Nascosta alla vista dalla bianca facciata costruita durante l'occupazione italiana, presenta interessantissimi elementi architettonici, come colonne cruciformi,
e capitelli a gradini. I coloratissimi dipinti rappresentano la Trinità e varie scene relative al Nuovo Testamento. Una particolare luce soffusa illumina i dipinti che impreziosiscono le pareti e il portale d'ingresso, regalandoci una sensazione di affascinata meraviglia.